Siamo con l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Acquaviva Barbariga. Una sintesi del turismo acquavivano magari quest'estate, degli afflussi anche per gli eventi organizzati ad Acquaviva. Sì, quest'estate è stata un'estate veramente particolare perché la fortezza ha fatto da cornice ad un evento bellissimo, un'installazione di arte contemporanea, Cracking Art, un'installazione un pochino innovativa soprattutto perché è stato messo in contrapposizione quello che è lo storico, quindi la storia con il contemporaneo. E un successo veramente forse inaspettato per un comune così piccolo. Che ha dato la possibilità anche a chi non aveva mai visitato il nostro comune di venire a trovarci, perché ha suscitato veramente tanto interesse. È stato anche un progetto molto importante perché c'è stata una collaborazione con il comune di San Benedetto del Tronto. Questa è una cosa che purtroppo succede poco, ma il nostro intento anche con il comune di San Benedetto del Tronto è quello di continuare magari a intersecare un pochino quelle che sono le due forme di turismo. Quindi turismo dell'entroterra e il turismo di riviera. I progetti sono veramente tanti, stiamo già preparando l'estate successiva con il consolidamento di quelli che sono gli eventi ormai che sono un po' l'ossatura di Acquaviva, come Acquaviva di mercoledì, Sponsalia che è la rievocazione storica e tutto quello che fa da cornice come le sagre, però vorremmo un pochino alzare quello che è il livello a livello culturale proprio, quindi anche concerti di musica classica, opere eccetera. E, diciamo che il turismo vive di quelli che sono i beni storici e culturali. Il nostro borgo si fregia di un importantissimo marchio che è quello di paese bandiera arancioni. Il conferimento viene dato solo a paesi che rispondono a dei requisiti fondamentali, tra questi l'accoglienza di qualità. Quindi noi ne andiamo veramente fieri di questo marchio. Abbiamo progetti importanti come ad esempio dare un proseguo a quello che è stato Acquaviva nei fumetti delle passate amministrazioni con Acquaviva Comics, con l'associazione Omnibus, un concorso a fumetti che vede coinvolgere i vari istituti d'arte come Fermo, Ascoli Piceno e quest'anno anche Teramo. Siamo riusciti a coinvolgere anche la scuola primaria e secondaria di Acquaviva con il Supergroup, quindi diciamo un grande fermento nel nostro piccolo borgo, cerchiamo insomma di... Sulla Cracking Art a San Vito c'è stata qualche polemica almeno iniziale, ad Acquaviva come è stata recepita questa novità? Allora, per assurdo è stata più forte la polemica a San Benedetto che ad Acquaviva, cosa che non ci aspettavamo, una polemica che però si è trasformata in un enorme successo sia per San Benedetto che per Acquaviva, tant'è che poi queste installazioni alla fine quando sono state tolte è dispiaciuto un po' a tutti, perché sicuramente poi può piacere e può non piacere, un po' come l'arte in generale, non piace a tutti la stessa cosa, però ha suscitato veramente tanto interesse. Siamo stati nell'organizzazione, c'è stato un ufficio stampa curato da Verticale d'Arte che ha veramente fatto tantissimo a livello nazionale, siamo usciti su tutti i giornali, le testate più importanti, quindi per noi è stato un progetto ambizioso, io ci ho creduto dal primo momento e devo dire veramente un grande successo.